Adesso è chiaro che a caldo un pareggio a Firenze, preso dalla Fiorentina in extra time, vi sembra una grande delusione. Però parliamoci chiaro, siamo con una rosa ridotta all'osso, era un problema che si sapeva che si sarebbe presentato. Io mai mi sarei immaginato di avere in campo contemporaneamente Santon, Nagatomo, Santon centrale tra l'altro, no? Dalber che ancora non si è inserito, tutti insieme. Stasera si è provato anche ad avere un impeto magari di orgoglio in João Mário, prestazione disastrosa nel suo ruolo. Siamo in campo con un sacco di riserve, non abbiamo purtroppo più giocatori e questo è insomma chiaro a tutti. Spalletti a fine partita, la 750esima volta che gli hanno chiesto del mercato, ha detto: lo sa pure la mia mamma che ha 80 anni che ha bisogno di un centrale, però signori non dovete chiederlo a me. Speriamo che adesso si ingegnino in qualche modo Sabatini e Ausilio per trovare qualche soluzione di mercato, non so, qualche svincolato. Sto pensando addirittura a Burdisso perché non so sinceramente dove andare a parare, perché non credo che, ripeto, dalla Cina arriveranno comunque risposte positive. Resta il fatto che l'Inter resta ancora nei quartieri alti, è di nuovo in una sua piccola crisi e dalle crisi non si esce in una partita. Icardi comunque il suo gol l'ha fatto, anche se ha fatto poco. E diciamo che adesso c'è la sosta, c'è la possibilità quindi di recuperare un pochino di giocatori, di guardarsi attorno sul mercato e di passare magari questo periodaccio che è stato francamente un pochino negativo, che è iniziato a metà dicembre. Però torno a dire, a caldo ti sembra tutto più brutto, io invece un pareggio a Firenze per come siamo messi non lo disprezzo, va bene così, adesso aspettiamo di vedere che cosa fanno gli altri e naturalmente sempre viva l'Inter, che è la cosa più importante. Vabbè, buona Befana a tutti, adesso c'è la sosta, non siamo abituati alla sosta a gennaio, quindi vi riempiranno di panzane di mercato. Come vi dico sempre, io faccio informazione e non comunicazione. Poi magari non la faccio come qualcuno la vorrebbe, potrei farla meglio, tutto quello che volete, ma non sono qui a fare l'ufficio stampa e a raccontarvi panzane. Ciao a tutti ancora e viva l'Inter!